Buonasera a tutti. Anche stasera ci ritroviamo qui per fare un attimino il punto della situazione. Aspettiamo un minuto che si possono collegare, altre persone e poi iniziamo. Ok, iniziamo. Prima di iniziare con l'aggiornamento sulla situazione Covid a Greve in Chianti, volevo fare un ringraziamento a tutte quelle persone che in questa fase stanno sostenendo la battaglia dei lavoratori della SACE. In questi giorni del presidio i lavoratori hanno avuto una enorme manifestazione di solidarietà da tantissime persone. Tante persone si sono fermate, hanno raccolto già più di 1.000 firme fra i mercati e fra la raccolta che stanno facendo lì al presidio e tantissime persone sono andate giornalmente lì a portare non solo il suo sostegno e la loro solidarietà, ma anche generi alimentari. Continuamente ci sono state tutta una serie di iniziative e davvero tutte queste iniziative, questi momenti sicuramente servono a movimentare e a far presente il più possibile la situazione in cui si stanno trovando i lavoratori. E questo davvero è quello che i lavoratori non si sarebbero neppure aspettati, una solidarietà così importante, ma è quello che veramente desiderano perché proprio all'interno dei nostri territori, all'interno della Toscana, all'interno della provincia di Firenze, è dove deve essere più forte portare più forte a conoscenza qual è la situazione dei lavoratori della SACE. Quindi davvero un ringraziamento a tutti e invito anche davvero a chi ancora non lo ha fatto a manifestare il loro sostegno e la loro solidarietà andando a sottoscrivere, a firmare ancora, con più forza e in modo ancora più grande, più numeroso, questa solidarietà ai lavoratori della SACE. Una battaglia che è lunga, sicuramente sarà lunga, la cassa integrazione ancora continuerà grazie al Covid, ma le prospettive per ora non ce ne sono. E quindi per ora l'azienda non sta dando risposte a nessuno, né alle istituzioni né ai lavoratori, e quindi questo, diciamo, è la difficoltà più grande, è in qualche modo anche quello che rende i lavoratori in primis, ma tutti noi, in una situazione davvero di grande amarezza perché di difficoltà, perché effettivamente l'azienda non sta dando nessuna risposta. E questo i lavoratori però non si stanno arrendendo, stanno andando davanti, hanno intenzione di andare avanti e quindi davvero cerchiamo di sostenerli tutti noi, perché stiamo parlando di oltre 100 famiglie dei nostri territori, dei comuni di Greve, dei comuni di San Casciano, dei comuni limitrofi. Ed è una di quelle attività che fa parte anche della storia della nostra comunità da sempre. Lo stabilimento della SACE, credo che molte famiglie o gran parte delle famiglie del nostro territorio abbiamo avuto qualche familiare o qualche parente che ha lavorato nello stabilimento. Veniamo ora al Covid, alla situazione Covid nel comune di Greve in Chianti. Allora, i numeri prima di tutto, perché quelli sono quelli che poi fanno un attimino capire qual è la situazione.
Non abbiamo situazioni fortunatamente gravi, non è cambiato molto dalla settimana scorsa, settimana diciamo un pochino di crescita più di numerica è stata la settimana scorsa. Questa settimana un attimino come numeri ci siamo, l'avete anche visto dai riepiloghi che arrivavano giornalmente, si stava parlando, insomma, stava venendo fuori numeri un pochino inferiori rispetto a quella alla settimana scorsa. Speriamo davvero che questo trend possa continuare. E, i numeri sono questi. Ad oggi abbiamo complessivamente 155 positivi, persone positive, di cui 90, 98 sono non collegati all'RSA, quindi le rimanenti da 155 a 98 sono fra gli ospiti, gli operatori e i familiari collegati all'RSA. Deceduti complessivamente sono 13, di cui 11 legati all'RSA Rosalì. Per quanto riguarda l'altra RSA di cui vi avevo fornito informazioni e comunicazione la settimana scorsa, la RSA Botticelli, per non sbagliare rispetto alla settimana scorsa c'era stato in un primo momento un disguido e un errore comunicando Botticelli, cioè RSA Ponticelli di Strada Inchianti che hanno effettuato tutti i tamponi e fortunatamente tutti i tamponi degli operatori e dei dipendenti dell'RSA sono risultati negativi, così come sono risultati negativi i tamponi degli ospiti dell'RSA. Questa sicuramente è stata una buona notizia, un'ottima notizia, perché sapete benissimo, lo vedete anche nei comuni dove stanno scoppiando, oltre a greve, le problematiche dell'RSA, che tra l'altro sono fra le problematiche più rilevanti che anche la ADL deve trovarsi a gestire. Anche quelle capite benissimo che possono portare a situazioni più critiche a livello sanitario. Così come il centro di Fanzano, il centro Ponticelli, tutti i tamponi che sono stati effettuati sono risultati negativi, anche quindi complessivamente tutto sta fortunatamente andando in queste strutture per il meglio. A Panzano ho avuto diverse segnalazioni degli ospiti che circolavano all'interno del paese, dell'abitato, però vi devo dire che essendo tutti tamponi negativi, questi non è, ci sa, ci deve essere e c'è stata più attenzione da parte degli operatori della struttura, ma non possono essere anche giuridicamente tenuti chiusi all'interno della struttura di Panzana. Quindi questo per chiarire anche alle persone che mi avevano fatto delle segnalazioni in questo senso. Questo diciamo, è la situazione per quanto riguarda l'RSA. Se non ci sono delle domande in merito, vorrei un attimino però fare il punto sulla situazione non dell'RSA, della situazione Covid a Greve Inchianti, come vi ho detto, ma vorrei fare un punto sulla situazione generale. La situazione generale, come avete visto, la Toscana in questa settimana è diciamo, classificata tra le regioni gialle. Questo però non ci fa stare assolutamente tranquilli, perché quella valutazione era stata fatta non sulla settimana precedente, ma su 2 settimane fa. La valutazione da parte del Ministero della Salute non era la situazione ad oggi, la situazione a domenica o a sabato, ma, o al 3, ma la situazione a 2 settimane precedenti. Certo, a fine settimana ci sarà una nuova valutazione e sapete benissimo, avete visto i numeri, la settimana scorsa per la Toscana è stata una settimana molto critica da un punto di vista di casi positivi, da un punto di vista di ricoveri. I ricoveri sono stati numerosi e molti e l'incremento è stato notevole. Questo
anche in qualche modo presagire che ci potrebbero essere dei cambiamenti nella settimana prossima per le valutazioni che il Ministero della Salute potrebbe fare sulla Toscana. Quindi questo per dirvi che assolutamente non è se questi 2 o 3 giorni abbiamo avuto dei numeri un pochino più bassi rispetto al precedente, sia soprattutto noi a Greve, ma anche un pochino nell'ASL Toscana Centro, questo non vuol dire assolutamente che dobbiamo in qualche modo allentare un po' la presa, anzi dobbiamo rispettare le regole in modo ancora più rigoroso, perché soltanto cercando in questo mese di novembre di prendere tutte le precauzioni possibili, rispettare tutte le regole in modo più liscio possibile e più possiamo sperare di avere forse qualche speranza in più nel mese di dicembre di avere qualche possibilità di avere delle libertà in più o delle allentamenti per quanto riguarda le prescrizioni previste. Questo davvero è fondamentale perché i conti si fanno molto sui ricoveri ospedalieri, sui posti letto a disposizione e i ricoveri purtroppo la settimana scorsa sono stati molti di più rispetto alle settimane precedenti. Questo davvero ci deve far pensare e ci deve far riflettere. Siamo in una situazione, soprattutto noi, io, i numeri di greve lo vedete rispetto ai numeri che avevamo a marzo-aprile, ma questo per tutta la Toscana, i numeri che avevamo a marzo-aprile, la situazione che avevamo a marzo-aprile era notevolmente migliore rispetto a quella che stiamo vivendo in questi mesi di ottobre-novembre. C'è stata una crescita esponenziale dei casi, anche se naturalmente sono stati fatti tanti più tamponi. Quel fare tanti più tamponi ha evidenziato tanti più casi positivi, ma allo stesso modo ha evidenziato anche numeri che poi dopo di persone che poi sono state ricoverate in ospedale, quindi posti letto sempre maggiori a disposizione. Aperture, se avete anche visto comunicati stampa, stanno continuando anche la nostra ASL ad aprire continuamente centri Covid e strutture che trasformano le strutture Covid, proprio perché però siamo veramente al limite. Questo a dimostrazione davvero questo virus è in questo periodo ancora, anzi, in questo periodo è proprio sta raggiungendo dei livelli massimi su cui ci vuole davvero massima, massima attenzione. Mi arrivano segnalazioni di persone ancora fuori tranquillamente, senza mascherina. Mi arrivano segnalazioni di persone positive che sono fuori. Io questo non voglio crederlo, anzi, però invito chi vede certe situazioni di segnalarle proprio all'amministrazione comunale, al sindaco in modo particolare, direttamente a me, nome e cognome. Rimarrà anonimo sicuramente, però nome e cognome delle persone, perché altrimenti si stanno spandendo anche voci strane e poi in paese sappiamo benissimo quanto poi si ampliano queste voci. Però se effettivamente ci sono dei casi specifici di situazioni, per favore segnalateci che interverremo immediatamente, perché queste persone sicuramente devono stare rispettare l'isolamento come la normativa prevede, perché altrimenti naturalmente sono previste sanzioni e sanzioni anche importanti e rilevanti su questo. Allora, altre segnalazioni che mi arrivano riguardano anche, purtroppo, lo devo dire tutte le volte, giovani che si ritrovano insieme, senza mascherine, e anche nelle case. Questo c'è una raccomandazione importante che vale anche per la nostra zona, per la Toscana, anche se siamo nella fascia gialla. Si raccomanda assolutamente anche dopo
le ore serali, di non spostarsi se non per motivi, per i tre motivi famosi, motivi di salute, di studio o di lavoro, quindi per motivi di necessità, soltanto per motivi di necessità. Soltanto per motivi di necessità non vuol dire andare a casa degli amici o degli amici. Molti di questi ultimi casi in Toscana la settimana scorsa derivano da incontri in famiglia. Molti casi positivi, questo ce li segnala la ASL, sono dovuti a incontri all'interno in casa fra gruppi di amici, fra gruppi di persone, proprio perché, siccome molti sono asintomatici, proprio perché non sappiamo che può essere positivo. Questo il virus è all'interno di noi, all'interno dei nostri, diciamo, paesi, all'interno delle nostre case, purtroppo di molte case. Questa è la situazione in cui ci stiamo trovando e non lo sappiamo. Il virus è nascosto, il virus non si vede e non lo sappiamo. Questa è la situazione. Io mi raccomando davvero, perché questo mese di dicembre è fondamentale, fondamentale per riuscire a vedere un pochino di luce, e devono essere rispettate le regole nel modo più assoluto. Questa è la raccomandazione che cercherò di continuare a fare continuamente, però sta a voi, sta a ognuno di noi a poter cercare di comportarsi come ci stanno chiedendo di comportarsi. Capiamo che ci sono grosse limitazioni nella nostra libertà personale, perché naturalmente ci sono delle limitazioni, ma è chiaro che è fatto nell'interesse di ogni singolo, nell'interesse di tutti, nell'interesse delle nostre collettività, perché la salute deve essere sicuramente al primo posto da questo punto di vista. Io sul DPCM non avrei tante cose da aggiungere in questa settimana, se non che per ora, essendo in fascia gialla, non è cambiato moltissimo o quasi niente rispetto a com'era la situazione precedente. Molti dubbi sono sul mercato. Domani il mercato sarà fatto nella sua totalità, quindi ci saranno. Proprio perché ancora non è chiarissimo, stiamo aspettando, come sindaci ci confrontiamo continuamente, come sindaci della città metropolitana, e proprio perché non era chiaro, abbiamo deciso, i sindaci e le amministrazioni che avevano il mercato di sabato, di farlo in attesa di una FAQ esplicativa da parte del Ministero. FAQ che dovrebbe arrivare davvero a minuti, se non, so, non sicuramente entro il fine settimana. Ci auguriamo che questa FAQ arrivi e si capirà bene poi dopo come se il mercato potrà continuare nel fine settimana, nei giorni festivi, a svolgersi nella sua totalità, oppure se invece dovremo analizzare situazioni diverse. Naturalmente, se dovremo affrontare situazioni diverse, per primo ci confronteremo con gli ambulanti, per primo ci confronteremo con chi effettivamente il mercato lo deve fare, e quindi però io aspetterei davvero questa FAQ esplicativa del Ministero. Quindi domani mattina il mercato sarà regolarmente, in piazza ci saranno i non alimentari, in piazza della Resistenza ci saranno gli alimentari. Questo credo che un aggiornamento della situazione con questa notizia al momento non avrei niente altro da aggiungere. Se ci sono domande, Lorenzo. Sì, ci chiedono, c'è cioè una richiesta più insomma, generale di più controlli e neanche una segnalazione su ragazzi in gruppo ai giardini pubblici, specialmente a strada, che è stato scritto da un paio di persone. E poi c'è un'altra su un tracciamento a tappeto su base regionale per identificare e isolare anche gli asintomatici. Questi sono, diciamo, i due spunti. Sì, allora io sul tracciamento a tappeto è chiaro, siamo tutti d'accordo, parto da questo, saremmo tutti d'accordo, però io faccio un termine di paragone, perché probabilmente
non abbiamo presente qual è la situazione. Noi abbiamo, oggi stiamo facendo in Toscana 15.000 tamponi giorno, nel periodo di marzo-aprile ne venivano fatti 2.000. Nella settimana scorsa, inizio questa settimana, abbiamo casi positivi sul 22-23% dei 15.000 tamponi, quindi vuol dire oltre 3.000 positivi. Nel picco marzo-aprile siamo arrivati al 30% dei positivi su 2.000 tamponi, quindi voleva dire 600 positivi. Ora il 22-23% vuol dire oltre 3.000 positivi rispetto ai 600 che avevamo nel periodo di marzo-aprile. Quindi per dire comunque lo sforzo viene fatto da parte dell'ASL e sicuramente anche quello di incrementare il più possibile questo. Ci saranno anche degli screening ulteriori e questo anche ve lo comunicherò anch'io perché probabilmente a breve faremo anche noi un ulteriore, può darsi screening anche come amministrazione comunale, però naturalmente su alcune categorie e su alcune fasce. A livello generalizzato è impossibile, anche perché davvero non è sicuramente gestibile. Uno dei problemi che abbiamo adesso, perché qualcuno potrebbe dire anche ampliamo sempre più i posti letto ospedalieri, uno problema che ha l'ASL, ma non solo, insomma in generale tutte le ASL, è che non riescono a trovare personale, soprattutto personale sanitario. Questo è uno. Perché non ci sono, soprattutto infermieri non ce ne sono. Questo non stanno i neolaureati, entrano subito nelle strutture Covid perché non c'è veramente neppure questo. Io sto parlando perché il problema, io ritorno sempre sui posti letto ospedalieri perché sicuramente quello è diciamo, la base di riferimento per capire quanto può essere, diciamo, pericolosa, diciamo, una situazione. Però, ecco, uno screening a livello, generale, totale, è veramente difficile. Se detto, io faccio, vi ripeto, stiamo facendo 15.000, i tamponi che stiamo facendo adesso solo nell'ASL Toscana 100, sono più di tutti quei tamponi che venivano fatti in Toscana, solo nella nostra ASL. Questi sono i termini di paragone e di conseguenza, naturalmente, vengono fuori anche molti più positivi rispetto a come devono venire, perché più che riusciamo a fare screening, più che riusciamo a riuscire a fare tamponi, più che riusciamo a tracciare, questo è chiaro, asintomatici e poi sono quelli che magari involontariamente generano contatti, generano contagi senza naturalmente saperlo. Questo è chiaro a tutti, però. Con questo non voglio dire ad ASL sta facendo davvero tutti gli sforzi possibili e immaginabili. Mi dicevi Lorenzo, invece per sempre il discorso dei controlli. Questi ragazzi va capito anche in che orari ora ci sono, perché ora il decreto, io mi auguro che questo nuovo decreto, queste nuove chiusure facciano sì che effettivamente dopo una certa ora non ci sia fuori nessuno. Questo è chiaro e questo se ci sono ragazzi fuori, dopo uso la parola brutta perché è bruttissima davvero dopo questo coprifuoco, che non, diciamo dopo questa chiusura dove nessuno deve uscire se non per motivi di necessità, ecco, durante questo, bisogna, se ci sono fuori dei ragazzi, è chiaro che a questo punto, l'intervento delle forze dell'ordine deve essere immediato. Io dico anche, mi sono trovato anch'io con un gruppo di ragazzi, io quando li vedo, ragazzi, mi raccomando, mascherina e state distanziati, mi succede anche a me la sera quando torno verso casa, mi è successo più di una volta. Sta però un po' a tutti noi, sta anche ai nostri, io sono genitore anch'io, a dirlo a ognuno di noi, ai nostri figli, che ripeto, questo virus è pericolosissimo, non pericoloso, pericolosissimo perché non sappiamo quanto è vicino a ognuno di noi. Ecco.
Poi Paolo ci chiedono sui test antigenici rapidi, perché hanno visto le scuole di Firenze, tu sai, questi Sì, allora. test antigenici rapidi, e quindi voleva sapere se noi ci rientrava, se riusciva a No, allora, i farlo. test antigenici rapidi sono stati offerti al Comune di Firenze dalla Fondazione. Io ho detto prima che può darsi che anche noi possiamo vedere se, questo ve lo farò sapere, se riusciamo ad averne qualcuno anche noi, però questo ve lo farò sapere settimana prossima. Non è previsto per tutta la città metropolitana, è stato chiesto. Ma sono stati offerti al Comune di Firenze. La notizia è di oggi, l'ho vista anch'io, ma sono stati offerti al Comune di Firenze e donati al Comune di Firenze. Però, ripeto, vediamo perché potremmo avere anche noi qualche possibilità di averne. E poi ci chiedono come funziona la certificazione, in che casi serve al momento. Al momento a noi non serve in nessun caso, se non chi per motivi di lavoro deve entrare nelle zone rosse, o per i tre motivi dove deve entrare nelle zone rosse, e in quel caso lì è chiaro che ci sarà la certificazione nelle regioni rosse. Ad oggi a noi la certificazione non serve, non rientra nella fascia in cui siamo stati classificati noi. Voglio ritornare sui tamponi un attimo, sui tamponi rapidi, perché c'è anche da capire come possono essere fatte all'interno di una scuola, perché all'interno di una scuola, innanzitutto, sono a carattere volontario e non a carattere obbligatorio, quindi nessuno può obbligare nessuno a farli, soltanto. Quindi sono a carattere volontario e non è semplice anche poterli fare anche nelle nostre scuole, anche perché bisogna un attimino condividere e concordare anche con l'istituto comprensivo, con gli insegnanti che devono sottoporsi magari a questo test a titolo esclusivamente volontario. Poi Paolo, senti, ti chiedono del tampone, la differenza tra noi e Impruneta, perché dice che Impruneta si può fare senza la richiesta del medico. Sì, allora, anche a greve si può fare i tamponi senza la richiesta del medico, anche a greve si possono fare il martedì al pass, questi sono quelli privatamente. Allora, questa domanda ringrazio perché almeno era una cosa che non avevo un attimino specificato, era un'informazione che non avevo dato sui tamponi del comune di Greve. Avevo detto la settimana scorsa, però non avevamo ancora la situazione completa. Allora, nel nostro comune vengono fatti tamponi drive-through a strada, alla Croce Rossa di strada e alla Croce Rossa di Greve. La Croce Rossa di Greve lunedì pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30, alle 4 ore dalle 15:30 alle 19:30 e martedì mattina. Questo però a strada invece lunedì e venerdì dalle 17 alle 19, sia il lunedì che venerdì. Però questi, sia la Croce Rossa di strada che la Croce Rossa di greve, effettua tamponi drive soltanto per conto della ASL, cioè la persona positiva, e questo anche per poi. Anche per comunicare anche attraverso i medici di famiglia, perché ora abbiamo questa opportunità anche all'interno del nostro comune, possono la persona si iscrive che il medico al quale il medico ha richiesto il tampone si iscrive attraverso internet, attraverso il sito e richiede il tampone, vede le disponibilità e ora può chiedere anche di effettuare il tampone o alla Croce Rossa di strada o alla Croce Rossa di greve, naturalmente vedendo le disponibilità, così come arrivano anche da fuori a fare i tamponi, sia anche dagli altri comuni, perché magari vedono la disponibilità su greve, la disponibilità su strada e naturalmente si segnano all'orario, si prenotano all'orario per poter effettuare
il tampone. Questi però non possono fare i tamponi, un cittadino può andare volontariamente lì e chiedere il tampone perché questi sono solo tamponi autorizzati dall'ASL per i casi positivi o per quelli che hanno completato il percorso o il tempo necessario della quarantena e quant'altro, che sono naturalmente su prescrizione, non vi ripeto, su prescrizione medica. A greve abbiamo come all'influenza, però a greve soltanto il martedì mattina al pass, uno va privatamente e può effettuare il tampone faringeo, può effettuare il tampone oppure o sierologico, insomma, però c'è anche il tampone faringeo da poter effettuare anche al pass di greve il martedì mattina. All'impruneta può andare tutte le mattine, però mi dicono anche che fanno delle code, qualcuno arriva anche alle 6 la mattina per prendere il posto per fare il tampone, almeno la settimana scorsa era così, ora gli ultimi giorni non ne sono a conoscenza, però anche nel nostro comune il martedì mattina uno si prenota e se sente la necessità oppure si sente più tranquillo e naturalmente questi tamponi poi sono regolari a tutti gli effetti perché l'esito del tampone viene comunicato all'ASL, quindi da questo punto di vista, oltre naturalmente al richiedente, che naturalmente con tutta la privacy prevista dalla situazione, però viene nel caso di positività, viene immediatamente segnalato all'ASL e al medico di famiglia. C'è un'altra domanda sulle Ma... mascherine di Regione Toscana, Sì? quando verranno distribuite e come? Allora, le mascherine di Regione Toscana, sinceramente, le modalità di distribuzione sono arrivate, ma non è che diciamo, come posso dire, non possiamo più distribuirle porta a porta come avevamo fatto marzo-aprile. Le mascherine, diciamo, la maggior parte ne è diciamo, ora a disposizione ci sono, sono a disposizione ci sono all'interno del nucleo familiare, sono mascherine chirurgiche, quelle che sono state consegnate, stiamo vedendo un po' con quale modalità consegnarle a chi effettivamente non ne avesse la necessità. Soprattutto quelle fasce un pochino più deboli, come potrebbero essere gli anziani, stiamo un pochino pensando come poterle consegnare. Ancora non abbiamo stabilito la modalità, forse attraverso le associazioni di volontariato, vediamo un attimo, ma dobbiamo un attimino questo deciderlo. Bene, poi niente, altre domande a cui hai già risposto. Il prossimo controllo sul cambiamento del colore della regione, l'ho sentito all'inizio, non mi sembra ci sia altro. No, sul cambiamento del colore della regione ci tengo a precisare se qualcuno non avesse o fosse si fosse collegato successivamente a quando ho fatto questo riferimento. Il colore non è che fino al 5 di dicembre noi rimarremo gialli, eh? Questo sia chiaro, il colore della regione può cambiare di settimana in settimana in base a determinati parametri che il Ministero della Salute aveva stabilito, soprattutto principale è quello dei posti letto ospedalieri. Quindi noi potremmo dalla prossima settimana cambiare colore, visto che la suddivisione è stata fatta per colore, potrebbe la nostra situazione cambiare. Ecco, questo quindi ripeto per un'ultima volta, sarò noioso e sarò ripetitivo mille volte, però lo voglio essere perché dobbiamo davvero in questo mese di novembre cercare tutti di essere più responsabili possibile, e soprattutto i giovani, perché le segnalazioni che mi arrivano da gruppi di ragazzi e quindi che si ritrovano. E che io vi dico solo quest'ultimo dato, lo dico ai genitori e lo dico ai ragazzi se qualcuno di loro si è collegato stasera. La media dei ricoveri ospedalieri, dato che ci ha segnalato l'ALDE proprio ieri, è di 44 anni adesso, quindi non è un dato degli anziani, non è un problema degli anziani, come tanti hanno sempre detto o qualcuno ha detto in passato, ma tanto questa è una malattia di anziani, non è una malattia di anziani.
Assolutamente non è una malattia di anziani. La media adesso è 44 anni di ricovero, quindi vuol dire che se c'è un ricoverato di 70 anni e ce n'è anche uno di 30, questa è la media. Così si fa la media. La media sta scendendo di giorno in giorno, cioè si sta abbassando di giorno in giorno. Questo dato, a me ha fatto tanto riflettere, spero faccia riflettere a tanti di voi. È chiaro che un anziano, se ha un ricovero ospedaliero, problemi respiratori e quant'altro, è più a rischio. Naturalmente, per quanto riguarda i decessi, la maggior parte sono ancora anziani. Però la media sta scendendo notevolmente, di giorno in giorno. A me veramente mi ha sorpreso quando mi è stato detto che la media era di 44 anni. Spero, come ha fatto riflettere me, spero faccia riflettere tutti voi. Buona serata davvero e grazie anche stasera per essere stati qui con noi.